Ciao e benvenuti in un nuovo video Fava Channel. Oggi è venuto a trovarci Dalilu, filmmaker professionista nell'ambito musicale. Ciao Marco, grazie per l'invito. Prima domanda, perché Dalilu? Dalilu in realtà è un piccolo soprannome che viene fuori dal mio nome vero, mi chiamo Dalila. E un giorno un amico mi ha iniziato a chiamare Dalilu, da lì mi è piaciuto e l'ho preso come nome d'arte. Ho capito. Ma allora, te sì. Ti dividi sostanzialmente in due anime. La tua prima professione è quella di creare videoclip musicali. La seconda, hai un tuo canale YouTube dove parli di attrezzatura del mondo videomaking. Esatto. E poi hai il tuo canale forse di comunicazione principale che è Instagram. Esatto, esatto. Se vuoi raccontarci un attimo e mettere sì. Ordine... Praticamente, allora, io lavorando sul discorso dei videoclip musicali mi sono resa conto che comunque in Italia il livello di chi realizza videoclip musicali non a livello alto con le major è molto molto basso. Quindi ho deciso, non perché io mi senta l'esperta della situazione, però di raccontare e di portare su YouTube la mia esperienza per aiutare quelli che stanno iniziando, o comunque quelli che hanno già iniziato, a lavorare meglio in questo ambito. Quindi do consigli sia su come lavorare sul set, sulla post-produzione e poi diciamo che consiglio delle attrezzature che personalmente provo e quindi principalmente il mio discorso YouTube è questo qui. Instagram è il canale di comunicazione su cui poi alla fine lavoro, su cui mi entrano i lavori e è quello che in realtà è il social che utilizzo proprio molto molto di più rispetto a tutti quanti gli altri. Ok, quindi Instagram ti serve come vetrina per portare i tuoi clienti? Sì. Instagram mi serve in realtà per due motivi, sia per riuscire a prendere lavori ma anche per veicolare quello che poi metto su YouTube, perché comunque il target di follower che ho su Instagram ci sono sia musicisti che proprio videomaker che mi seguono, che mi fanno domande, insomma c'è una sorta di interazione anche da quel punto di vista. Ok, e invece parlando di tuoi ultimi progetti, su cosa stai lavorando, sia lato professionale, yes. Quindi diciamo produzioni video, e sia sui tuoi progetti YouTube? Allora, nell'ultimo mese, negli ultimi due mesi, ho lavorato ad alcuni video che sono stati proposti alle selezioni di Sanremo Giovani. E mi porto comunque sempre avanti il discorso di ragazzi emergenti che vogliono fare insomma videoclip inerenti ai loro brani. Su YouTube invece attualmente sto finendo di realizzare alcuni video dedicati ad alcuni tipi di attrezzatura specifica e poi ho in programma dei tutorial dedicati anche a Final Cut. Ok, e invece tornando un attimo sui videoclip, sì. Qual è il tuo ruolo all'interno della creazione appunto di questi video? Allora, in realtà io mi divido anche in questo caso su due situazioni differenti, perché ho il mio progetto da filmmaker di ragazzi emergenti in cui alla fine vado a curare tutto quanto, quindi parto dalla produzione, quindi l'organizzazione di tutto quanto il videoclip, la realizzazione dell'idea, la regia, il montaggio, la post-produzione e la consegna. Mentre quando vado a lavorare con gli artisti un po' più big, diciamo, vengo inserita in un unico processo, perché comunque lì c'è molto più budget che viene investito e quindi il team che lavora su un okay. video è molto molto più grande. Quindi di base sui videoclip quello che si vede è frutto della tua immaginazione o comunque sì, sei te sì. che lo proponi sì, sì. all'artista? A volte capita che l'artista mi dice ho quest'idea e vorrei realizzare qualcosa su quest'idea, in alcuni casi invece mi dà totalmente carta bianca, in altri invece ho questa idea, sviluppiamola e partiamo direttamente da questo. Ok, e invece su Instagram, sì. quindi dicevi che è il canale che ti serve un po' come vetrina, il tuo bigliettino da visita sì. per generare clienti. Nei tuoi video su YouTube racconti anche questo, insegni ai nuovi videomaker, ai nuovi artisti digitali a comunicare anche su Instagram, perché di fatto comunque certo. ci va un'esperienza. Allora, attualmente non ho portato alcun tipo di video dedicato insomma al fatto della sponsorizzazione del proprio branding okay. sui social, però questo ovviamente non vuol dire che non ho in programma di voler realizzare dei video a riguardo, però comunque sicuramente prima di poter parlare di questa cosa devo avere anche un mio background di numeri insomma per poter certo. portare insomma una cosa del genere. Certo. E sui video musicali quanto è importante l'attrezzatura? Allora, in realtà non tantissimo,
però a volte anche sì, dipende molto da quello che si vuole fare. Io però quello che cerco di portare avanti è che non bisogna per forza avere l'ultima camera che è uscita sul mercato per riuscire a fare una cosa abbastanza decente. Ovviamente avere un'attrezzatura di un certo tipo ci risolve tantissimi problemi, questo è scontato, però il discorso è che poi la camera o quello che sia lo stabilizzatore dobbiamo saperlo utilizzare. Chiaro. Prima di passare al solito format dello zaino, ho preparato una serie di domande per te. Sei pronta? Vai. Mirrorless o reflex? Mirrorless. Obiettivi zoom o fissi? Fissi. Fuoco automatico o manuale? Esclusivamente manuale. Riprese stabilizzate o mano libera? 50 e 50. Gimbal o Steadicam? 50 e 50. Luce naturale o luce controllata? Controllata. Premiere o Final Cut? Final Cut. Metti in ordine YouTube, Facebook e Instagram. YouTube, Instagram e Facebook. Promossa. Dai. Ora possiamo passare al tuo zaino. Vai. Lo vedo bello okay. Pesantuccio. È bello capiente, molto capiente. Wow. Allora, primo scomparto. Ti faccio vedere la camera. Ok. Che è quella che utilizzo principalmente per fare tutti quanti i videoclip, la GH5, con sopra tutte quante ottiche Samyang. Ok. In questo caso il 24. Quindi usi l'anello adattatore. Esatto, perché le uso comunque tutte quante con attacco Canon. Ok. Per aver comodità comunque, a prescindere. Quindi GH5 con 24, T1.5. Sono le Samyang Video. Le Samyang Video, le Samyang Cine, esatto. Ok. Come mai questa scelta delle Cine? Perché hanno la ghiera comunque, lavorando esclusivamente in manuale, hanno la ghiera della messa a fuoco che è comunque molto okay. molto fluida e poi mi è molto più comodo regolare anche il diaframma okay, da qui. Ok, ma monti il follow focus? Monto il follow focus, sì, ora ti faccio vedere. Comunque le lenti erano 24, 16, 85 principalmente, sono le tre che utilizzo di okay. più e poi uso a volte il 35. E monto il follow focus perché la bellezza di queste ottiche è che comunque hanno tutte quante la stessa distanza, a prescindere dal tipo di lente, della ghiera del fuoco è sempre okay. alla stessa distanza. E quindi con questa basettina qui sopra monto la camera, qui ci monto il follow focus e lavoro direttamente a mano in questo okay. modo qui. Quindi questo lo porto sempre dietro, che poi ovviamente stacco quando lavoro sullo stabilizzatore, però quando lavoro a mano libera utilizzo sempre questo qui. Poi, facendo videoclip, ovviamente non può mancare la cassa Bluetooth. Ok. Cassa Bluetooth tattica, perché da qui si attacca direttamente alla cintura, quindi me la metto direttamente qui e la porto. Ma quindi spiegami, lì passa la musica? Qui passa la musica che esce chi? Dal mio telefono, praticamente la okay. canzone del cantante, ce l'ho sull'iPhone. Okay. E tramite il Bluetooth attacco il cellulare alla cassa Bluetooth e faccio partire la canzone direttamente da okay. qua. Ok, e lui ci canta. E lui ci canta sopra, okay. da qua mi regolo direttamente il volume, e quindi tutto molto rapido. Chiaro. Easy. Poi, ovviamente, non può mancare il classico portascheda SD con varie... Schede di che taglio per il tipo di cose che uso fai te? Uso le 64 giga. Ok. Non più piccole, perché lavorando in 4K e slow dovrei cambiarle veramente troppo spesso. Ok. E quindi 64 è il taglio migliore. Poi vabbè, classica pompettina per pulire le ottiche, caricatori, batterie, cose varie. E poi ovviamente non può mancare il power bank, che più che per caricare le batterie della camera lo utilizzo per caricare o la cassa Bluetooth o il Chiaro. Telefono, che è quello che in realtà alla fine mi consuma. Con tre batterie sei... Con tre batterie mi porto a casa la giornata di lavoro, tipo okay. di circa un 10-12 ore. Poi ovviamente ho sempre dietro l'hard disk per fare il backup e lo scarico direttamente sul set con... Quindi è con te sempre il l'alimentatore, Mac. Esatto, infatti adesso te lo tiro anche fuori, che sta sempre qui dietro. Che è lo stesso con cui poi vado a fare proprio il montaggio vero e proprio del lavoro. Ok. 15 pollici con okay. Final Cut. Quindi finito il lavoro scarichi direttamente... Scarico direttamente tutto sul momento, sì. E okay. ovviamente mi faccio i vari backup direttamente sul momento, tutto quanto. E poi ultima cosa che è stata inserita ultimamente, il Ronin S. Ah, ok. Yes. Quindi per le tue riprese stabilizzate? Le mie riprese stabilizzate, esattamente. Te, se non sbaglio, sei sempre stata una fan della Steadicam.
Sì, ho sempre usato principalmente la Glidecam come tipo di stabilizzazione, perché comunque attualmente non avevo mai trovato uno stabilizzatore elettronico che mi piacesse. Ok. E mentre da quando ho provato il Ronin S, comunque a volte la Glidecam la lascio a casa. Non la posso sostituire, perché comunque sono due strumenti che hanno un utilizzo abbastanza differente. In base al tipo di riprese che devo fare, utilizzo una volta uno o l'altro. Però se ho bisogno effettivamente di una ripresa super super stabilizzata, il Ronin S è lo stabilizzatore migliore che uso. Ok, quindi il Ronin S ha una lunga durata, ma comunque rimane uno strumento piccolo, visto che si smonta tutto, ti sì, sta comodamente nello zaino. In questo zaino mi porto tutto, a volte aggiungo anche qualche altra ottica e riesco comunque a portarmi tutto quanto dietro. Poi effettivamente dura tantissimo e non mi è mai capitato di finire la batteria effettiva durante un set. Torno a casa sempre con un bel po' di carica. Ok. Comunque la comparativa tra Ronin S e Steadicam e i relativi utilizzi li trovate sul canale YouTube di Dalilu su YouTube. Ti ringrazio di essere passata di qua. Grazie a te. Ci vediamo presto, anche perché stiamo portando avanti questo progetto esatto. di video insieme. Esatto. E quindi torni di là. Torno dietro la camera. Grazie ancora. A te Marco. Quindi se questo video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo qui ogni lunedì e venerdì alle 19 con un nuovo video.